Ciao ragazzi, io sono Andrea e questo è Sognando USA, sognando USA, sognando gli America, sognando gli Stati Uniti. Qui siamo in diretta dal mercato più antico degli Stati Uniti, Wedding Terminal Market, aperto nel 1893. Dal 1893 questo mercato è aperto tutti i giorni, dalle 6 di mattina alle 6 di pomeriggio, tutti i giorni. Qui siamo nel cuore di Filadelfia, città storica, città dove è partita la storia degli Stati Uniti, città che ha una rilevanza incredibile per questo paese, tant'è che è l'unica città americana ad essere entrata ed essere stata definita patrimonio dell'umanità e patrimonio dell'UNESCO. Intanto vi ricordo che io sono Andrea, sono uno sceneggiatore, uno scrittore, lavoro in televisione qua negli Stati Uniti e questo format si chiama Sognando gli USA, una serie televisiva, una serie su Facebook, la prima serie su Facebook nella quale vi racconto piccole e grandi città degli Stati Uniti, piccole e grandi storie, curiosità sul paese più bello del mondo, il miglior paese del mondo, gli Stati Uniti d'America. Intanto saluto Marco Celli, saluto mio padre Gianni Careri, saluto Carmine Esposito e Valeri, saluto Chiara Troisi, una mia grande fan, saluto il grande produttore Andrea Deliberato, saluto mia madre Elena Acquaviva che stanno guardando questo video, saluto anche Michele Giamondo, tutti quelli che si stanno connettendo. Qui siamo a Philadelphia, Pennsylvania, la città dove hanno ambientato la saga creata dal grandissimo sceneggiatore, attore, produttore hollywoodiano Sylvester Stallone, la saga di Rocky Balboa, lo Stallone italiano, ambientata proprio qui a Filadelfia. Questo è il Wedding Terminal Market, il mercato più antico degli Stati Uniti dal 1893. Facciamoci un giro ragazzi, guardate, guardate che bello. Vi ricordo che sta per chiudere perché chiude alle 6, ma ancora riusciamo a rubare qualche immagine. Vedete? Golden Fish Market. Guardate il pesce fresco che vendono. Ricordatevi ragazzi che questo mercato è nato proprio come un mercato di contadini e un mercato del pesce. All'inizio era un mercato all'aperto che si chiamava The Jersey Market. Perché si chiamava The Jersey Market? Perché gran parte dei contadini e gran parte dei fishermen, dei pescatori, venivano tutti dal stato del New Jersey, stato confinante con la Pennsylvania, quindi a poche ore da qui, a poche ore da Philadelphia. Intanto saluto anche Alessandro Dubini. Guardate ragazzi, perché si è connesso ora, vi ricordo che questo è un programma da me creato, ideato, prodotto da Andrea Vento e dalla Vento Viaggi. Questo programma si chiama Sognando USA e io vi racconto gli Stati Uniti, piccole e grandi realtà degli Stati Uniti. Io sono Andrea ragazzi, intanto un saluto a Piero Giovinazzo, un saluto a Nicoletta Proietti, un saluto anche a Francis Fra, a tutti quelli che si sono connessi. Sognando USA qui in diretta al Wedding Terminal Market, o più semplicemente The Wedding Market, il mercato più antico, più vecchio degli Stati Uniti dal 1893, tutti i giorni apre alle 6 di mattina e chiude alle 6 di pomeriggio, chiuderà fra poco. Qui sono le 5:26, qui in diretta con Sognando USA, Sognando gli Stati Uniti, dove io, Andrea, vi racconto la storia di alcune realtà e curiosità che forse non avete mai sentito, sicuramente non avete mai visto, e insieme a voi cerco di esplorarle, cerco di vederle. Un saluto a Nicoletta Proietti, ciao Nicoletta. Guardate quanto è bello questo mercato ragazzi, un mercato che è entrato a far parte della storia di Filadelfia, tant'è che è stato definito un National Landmark. National Landmark vuol dire praticamente un monumento, questo mercato è intoccabile, è come se fosse un monumento, insomma, è come se fosse il Colosseo con i dovuti paragoni. Guardate ragazzi che bello, Filadelfia, Pennsylvania, Stati Uniti d'America. Continuiamo un giro nel mercato. Tanto un saluto anche a Flavio De Simone. Anni fa c'era un mercato all'aperto, come vi raccontavo prima, che si chiamava The Jersey Market. Poi questo mercato è stato chiuso e c'erano altri due mercati, il mercato che si chiama The Markets
and the Farmer Market, quindi il mercato dei contadini, e poi c'era il Franklin Market, ovvero il mercato dedicato a Benjamin Franklin, cittadino celebre di Filadelfia. Questi due mercati si sono uniti e hanno fondato nel 1893 il Wedding Terminal Market, il primo mercato al chiuso e il più grande e più antico degli Stati Uniti. Qui davanti a me c'è un maiale gigantesco. Che cos'è questo maiale gigantesco? È il simbolo di un'associazione che fa beneficenza. Vedete, le persone possono donare soldi e i soldi che vengono donati, inseriti dentro questo maiale gigantesco, poi verranno distribuiti, vedete, to help benefit, verranno distribuiti per aiutare le vittime dell'uragano Dorian, uragano che ha colpito di recente le Bahamas. Vedete questo maiale gigantesco, ci sono dei soldi dentro, questi soldi poi verranno distribuiti appunto per aiutare le vittime dell'uragano Dorian. Un saluto a Valeria, a Franci, a Luca Mercolini. Io sono Andrea Careri, ragazzi, sono uno scrittore, uno sceneggiatore, e qui siamo a Filadelfia, Pennsylvania, Stati Uniti. Questo è Sognando USA, Sognando gli Stati Uniti, programma nel quale io vi racconto diverse realtà, diverse curiosità e alcune storie sul paese più bello del mondo, su the greatest country in the world, come dice il buon Donald J. Trump, il paese più grande e più bello del mondo. Qui siamo a Filadelfia, il posto dove hanno girato diversi film, il film omonimo con Tom Hanks che ha vinto l'Oscar, film bellissimo, una grande storia d'amore, un grande film drammatico che ha strappato tantissime lacrime. Filadelfia, se non l'avete visto, guardatelo, ragazzi, Tom Hanks, grandissima colonna sonora fatta da Bruce Springsteen, che è nato a circa 2 ore di macchina da qui, Asbury Park, nel New Jersey. Oltre che a Filadelfia hanno girato anche un cult dell'horror qua vicino a Filadelfia, che è Zombie, grandissimo film di Romero. E poi ovviamente hanno girato il grande, unico e mitico Rocky, la saga di Rocky, compreso anche il sequel di Rocky, Creed, tutte le scene di Creed, il film che recentemente ha ripreso in mano il concept e la saga di Rocky, tutte queste scene sono state girate proprio qui a Philadelphia, in Pennsylvania. Sylvester Stallone, grandissimo scrittore, sceneggiatore e produttore, ha creato questo personaggio che è rimasto celebre e immortale, personaggio e film per i quali io forse sono venuto qui dagli Stati Uniti. Anzi, senza dubbio ricordo le notti passate a vedere Rocky con mio padre Gianni Careri, che ci sta seguendo in diretta, le notti passate a vedere questo film che raccontava la storia di un loser, di un underground, di una persona che non aveva chance nella vita, che poi ha avuto la sua occasione e ha dimostrato di essere in grado di rimanere in piedi. Che problema tecnico, eccoci qua di nuovo con Sognando USA, format da me ideato, prodotto da Andrea Vento e dalla Vento Viaggi. Volevo ricordarvi che se volete organizzare le vostre vacanze potete farlo appunto con la Vento Viaggi, andate sul sito www.ventoviaggi.it per organizzare le vostre vacanze. Questo è Sognando USA, ragazzi, io sono Andrea. Qui siamo a Filadelfia, la città di Rocky, la città dove Sylvester Stallone ha creato questo personaggio che rimarrà per sempre nella storia. Qui nello specifico siamo al Wedding Market, Wedding Terminal Market, il mercato più antico degli Stati Uniti, aperto nel 1893. Guardate, vi faccio vedere un po' di immagini, stanno per chiudere, ma guardate, questo si chiama The Dutch Eating Place. Dutch perché gli olandesi sono stati i primi ad aver colonizzato gli Stati Uniti, quindi di conseguenza i primi ad essere arrivati anche in questa zona, in Pennsylvania. Dutch Eating Place, vedete, è chiuso, ma guardate cosa fanno country style breakfast, omelette, pancakes. Tanto un saluto a Francesca Zappavigna, un saluto a Luciano. Allora, Chiara Tresi mi dice quanto dista a New York, e dista circa 2 ore e mezza, 3 ore, dipende anche da che punto di New York e da che altezza. Vedete qua alcuni dolci che vendono, un saluto a tutta la ciociaria. Quando tornerò in Italia tornerò anche a Guercino, paese dove sono sepolti i miei nonni. Guardate qua le famose ribs, guardate, a 5,99 la libra, prezzo onestissimo.
vedete, si chiama Rib Shack, sarebbe in poche parole tradotto la bettola delle ribs, delle costolette. Guardate che bei pezzi di carne. Io, per chi ha visto l'episodio precedente, ho già mangiato un Philly cheese steak. Nell'episodio precedente sono andato in un'altra zona celebre di Philadelphia, l'Italian Market, dove ho mangiato e spiegato la storia del Philly cheese steak, forse uno dei panini più famosi della cultura culinaria statunitense. Sognando gli USA, io sono Andrea, qui al Reading Terminal Market, prima che chiuda. Eccolo qua, a proposito, stavo parlando della cheese steak, guardate, c'è anche un locale qua che le vende, guardate davanti a me. Eccola qua, forse il panino più famoso di Philadelphia che l'hanno inventato. Guardate l'episodio precedente, guardate l'episodio precedente per sapere la storia della cheese steaks, il panino con la carne e col formaggio. Per guardare tutti gli episodi precedenti di Sognando USA potete andare sul mio canale YouTube Andrea Careri, oppure semplicemente potete andare su Google, digitare Sognando USA e vedete tutti gli episodi precedenti. Guardate, qui fanno anche la focaccia, vedete, fatta a mano. Qui invece vendono fiori. Zucche. Fra circa un mese e mezzo ci sarà Halloween, ragazzi, festa molto sentita. Ma la volete sapere una curiosità su Halloween? La volete sapere una curiosità su Halloween? Qua in Pennsylvania Halloween si festeggia poco. Pensate, uno dei motivi per cui gli americani non vogliono spostarsi, non vogliono emigrare qua in Pennsylvania, è proprio perché non si festeggia Halloween, che è una festa molto importante per loro, soprattutto per chi ha dei figli piccoli, dei bambini. Perché non si festeggia tanto Halloween? Perché questo è un posto, la Pennsylvania, un posto dove ancora ci sono i quaccheri, i quaker, quindi una setta cristiana molto, diciamo, tra virgolette puritana, quindi contraria a questo tipo di festività. Questa è una curiosità che forse non sapevate, ma qui in Pennsylvania si festeggia poco Halloween, uno dei motivi per cui le persone non vogliono spostarsi in Pennsylvania, oltre che è uno dei posti più freddi degli Stati Uniti. Ma negli ultimi 3 anni Philadelphia è cambiata ed è diventata una città molto hype, come si dice in inglese. Gran parte degli americani stanno lasciando la super cara, super, diciamo, commerciale New York City e stanno venendo qui a Philadelphia, molto più economica, molto più interessante. Tra l'altro c'è anche molta più storia qui a Philadelphia, visto che gli Stati Uniti d'America sono nati proprio qui. Per chi si è connesso ora, vi ricordo che io sono Andrea, questo è Sognando USA, qui a Reading Terminal Market, il mercato più antico degli Stati Uniti, fatto nel 1893. Qui siamo a Philadelphia, la città di Rocky, la città di Franklin, la città dove sono nati gli Stati Uniti d'America. Continuiamo a guardare. Bellissimo. Ragazzi, fatemi sentire che state guardando questo video, scrivetemi. Saluto Emanuela. Fox e Son, famoso locale. Anche qui vedete, vendono coppe di formaggio. Guardate che belli questi funnel cake. La Coca-Cola, guardate. Il mercato sta per chiudere, fuori si è fatta quasi notte, ragazzi, ma continuiamo questo video. Particolarissimo questo mercato. Guardate. Eccolo qua, the cheese steaks, ancora cibo tipico di Philadelphia. Tanto qui ci sono Jovane Brothers, di origine italiana, come si evince dal nome, vedete? Qui c'è il mercato della frutta. Tanto qua, guardate. Get some meat. Meat.
Guardate che mercato favoloso, ragazzi, stupendo, pomodori giganteschi, come vivere in diretta questa emozione. Guardate le mele, guardate la frutta. Sorry, queste sono le yellow squash, vedete le zucchine gialle che non esistono forse in Italia, vedete, yellow squash. Un saluto a Donatella Massoni, intanto che si è appena connessa, la signora vuole passare, sorry for that. Mercato enorme, il mercato più grande e più antico degli Stati Uniti, 1893, Waiting Terminal Market, guardate qui la verdura tenuta al fresco, verdura organica. Io sono Andrea, ragazzi, questo è Waiting Terminal Market, mercato storico di Filadelfia, è stato definito un monumento, quindi tutto quello che vedete è intoccabile, incambiabile, è come se fosse un monumento, come se fosse praticamente il Colosseo da noi a Roma. Sognando USA, una serie su Facebook dove io vi racconto gli Stati Uniti, curiosità, storie, piccole e grandi città, posti che forse non avete mai sentito nominare, oppure informazioni e aneddoti su come sono nati i piatti americani, oppure su come sono nate diverse tradizioni americane. Prima ho fatto un episodio che secondo me è stato piuttosto interessante, che si chiama appunto The Philly Cheesesteak, che racconta la nascita del panino più famoso di Filadelfia, il panino con la carne e col formaggio. Per rivedere tutti i vecchi episodi di Sognando gli USA potete andare sul mio canale YouTube, Andrea Careri è il mio canale YouTube, oppure semplicemente potete cercare su Google Sognando USA, Sognando gli USA, e usciranno episodi girati in precedenza di questo format che ricordo è prodotto da Andrea Vento, imprenditore napoletano, e dalla Vento Viaggi. Se volete organizzare le vostre vacanze negli Stati Uniti e volete venire qui anche a Filadelfia, contattate la Vento Viaggi sul sito www.ventoviaggi.it, qui da Waiting Terminal Market in diretta. Io sono Andrea Careri, ciao ragazzi, voglio bene, guardate che bello ancora, guardate qua che bello, the market blooms, il mercato che inizia a fiorire. Un saluto al Neri, il mio amico Neri del Guatemala, un saluto a Patrizia Scopeliti che si è appena connessa. Continuiamo la passeggiata qua, Waiting Terminal Market, prima che chiuda, prima di andare a farsi una birra. Sapete che qua a Filadelfia sono famosi per le birre? Lo sapevate? Filadelfia è la città americana più famosa per la birra. Infatti, finita questa diretta, andrò a farmi una delle birre fresche migliori degli Stati Uniti insieme alla mia fidanzata, e poi andrò alla statua di Rocky Balboa. Non so se farò un capitolo dedicato alla statua di Rocky Balboa, se farò un altro video, ma in ogni caso rimanete incollati a Facebook, non si sa mai, potrei fare anche un altro episodio. Per chi si è connesso ora, vi ricordo che questo Waiting Terminal Market, il mercato più grande e più antico degli Stati Uniti, tanto tempo fa questo era un mercato all'aperto, poi hanno praticamente raggruppato due mercati preesistenti, il mercato di Franklin e il mercato dei farmer, dei contadini, l'hanno chiusi e hanno creato questo che è uno dei posti più famosi, Filadelfia, la città di Rocky, la città della serie omonima, una serie molto bella con De Vito, non so se l'avete vista, una serie che racconta la storia dei ragazzi un po' hipster, un po' narcisisti che vivono proprio qui a Filadelfia. Guardate questo negozio che bello, bellissimo. Mi guardano male questi del negozio, forse non capiscono quello che sto dicendo. Vedete, qui ci sono i tarocchi. Thank you.
vediamo il giro, cosa c'è scritto qua, Contessa French. Guardate, guardate, queste tutte cose fatte a mano, bellissime. Bellissime. Ci siete ancora, ragazzi? Vi siete addormentati? Ancora siete svegli? Guardate qua. Tutto quello che vedete, ragazzi, è artigianale. Tutto quello che vedete, anche qui, non mi sono scordato di dirvelo, ma volevo ricordarvi che tutto quello che viene prodotto qui viene dai contadini o del New Jersey o della Pennsylvania. Tutta roba organica, tutta roba naturale, tutta roba di qualità. È uno dei posti più sani e più belli degli Stati Uniti. Qui con Studiando gli USA, ragazzi, vi sto raccontando il mercato storico più grande degli Stati Uniti, più antico, o Wedding Terminal Market. Scrivetemi Sognando USA se state ancora guardando questo video. Intanto vi faccio vedere qua cosa c'è davanti a me. Hi there. Hey, guardate, I'm sorry. Guardate queste borse fatte a mano, bellissime. Qui intanto c'è il Little Thai Market, vedete, un mercato thailandese. Fanno tutti i prodotti thailandesi. Vedi, qui vendono funghi freschi, fresh mushroom, vedete? Specialità a base di funghi. È un mercato molto particolare, ogni sezione di questo mercato vende cose diverse, dal pesce alla frutta, alla carne, a prodotti olandesi, come vi ho fatto vedere prima, The Dutch Restaurant, il ristorante olandese. Vendono anche formaggi qui, adesso sta chiudendo, ragazzi, ricordo che questo posto è aperto fino alle 6 di pomeriggio, qui sono quasi le 6. Io sono Andrea Careri, questo è Sognando USA, sognando gli Stati Uniti, sognando l'America. È un nuovo modo di raccontarvi l'America, il paese più grande del mondo. Seguite questa serie su Facebook, momentaneamente qui sulla mia pagina personale. Normalmente, di solito, va sulla pagina della Vento Viaggi. In ogni caso, tutti gli episodi girati in precedenza li potete trovare sulla mia pagina YouTube, sul mio canale YouTube Andrea Careri YouTube Channel, oppure semplicemente andate su Google, scrivete, digitate Sognando USA, Sognando USA, e trovate tutti i capitoli precedenti. Uno del quale vado molto orgoglioso si chiama L'11 settembre 18 anni dopo. Insomma, guardatelo, vi racconto un po' di storie di cosa significa aver vissuto l'11 settembre a New York, ed è stato girato a Ground Zero, dove c'erano le Torri Gemelle. È stato girato proprio l'11 settembre del 2019, quindi 18 anni dopo il traumatico evento. Ci sono anche altri episodi girati negli Hamptons, girati a Stanford in Connecticut. Quindi, ragazzi, guardate i primi capitoli, i primi episodi di questa serie originale creata da me, che si chiama Sognando USA, sul mio canale YouTube, oppure su Google scrivete Sognando USA e troverete gli episodi precedenti. Intanto un saluto a Pierpaolo Borsillo, che si è appena connesso. Guardate, qui vendono anche prodotti italiani, vediamo un po'. Italian Ground, non lo so se sono veramente italiani. Il kale, il cavolo, non mi sembra veramente italiano. Montebene, non credo che sia un posto italiano. Un saluto a Andrea Vento, il produttore di questo format. Ciao Andrea. Un saluto a Andrea Vento, che produce questo format Sognando USA. Ragazzi, vi ricordo che se volete prenotare le vostre vacanze negli Stati Uniti e venire qui a vedere con i vostri occhi Wedding Terminal Market, il mercato più antico e più grande degli Stati Uniti, potete prenotare le vostre vacanze con l'Avento Viaggi, perché l'Avento Viaggi c'è. Andate su internet www.ventoviaggi.it e potete prenotare i vostri pacchetti per gli Stati Uniti. Ripeto, www.ventoviaggi.it, www.ventoviaggi.it. Qui siamo a Filadelfia, la città più importante degli Stati Uniti dal punto di vista storico. Il primo teatro c'è stato a Filadelfia, il primo mercato al chiuso dove siamo ora c'è stato a Filadelfia, il primo cinema c'è stato a Filadelfia.
tutta la storia degli Stati Uniti, forse, anzi senza forse, parte da qui, da questa città favolosa, immortalata dalla saga di Rocky, scritta da Sylvester Stallone. Qui siamo al Wedding Terminal Market, uno dei posti più suggettivi di questa città. Ripeto, questo è come se fosse un monumento, è famoso, più di 100 anni, ragazzi, è nato nel 1893. Un saluto anche a Peppe Genova, guardate che posto bellissimo. Qui fanno vedere immagini alla televisione girate proprio qui in questo mercato, dove fanno anche della musica dal vivo spesso. Ragazzi, dal Wedding Terminal Market per Philadelphia, Sognando USA, questo episodio dedicato al mercato più antico e grande degli Stati Uniti si conclude qua. Vi ricordo di vedere gli altri episodi di Sognando USA sul mio YouTube channel Sognando USA. Un saluto a tutti dall'America, da Philadelphia, ragazzi, buonanotte, vi voglio bene, al prossimo episodio Sognando USA. Good night from Philadelphia.